Siamo al sabato, io lo aspettavo perché lui mi aveva detto che sarebbe passato. E alle 6:15, 6:20 cominciarono a passare le prime sirene. Pensavo che si trattasse di Giovanni che arrivava. Poi invece ho visto che queste macchine passavano velocemente e andavano lontano. A Palermo non è un caso particolare che passino macchine con le sirene. Poi la telefonata di un'amica, una telefonata strana con la quale non mi dice niente perché forse voleva soltanto rendersi conto se io sapessi qualche cosa. E poi dopo 10 minuti la stessa amica che ritelefona e parla con mio marito e gli dice che aveva letto, aveva visto qualcosa alla televisione. E io immediatamente abbiamo aperto la televisione e via di corsa per l'ospedale. All'ospedale mi è venuto incontro Alfredo. Ormai non c'era più niente da fare. Sì, sentì improvvisamente la notizia in televisione e immediatamente telefonai al cellulare di Paolo Borsellino. Era in ospedale e Giovanni era spirato nelle sue braccia da pochi istanti. Non avevamo la sensazione in maniera assoluta del pericolo e niente mi faceva pensare in realtà di trovare quello che poi ho trovato. Cioè io mai mi sarei aspettata di vedere Alfredo e di sentirmi dire tutto è finito. Ricordati come li ricordo io, non come due eroi nazionali, come una coppia affezionata, affettuosa, che partecipava alle riunioni mie in casa con i miei ragazzi, in un clima di assoluta, direi quasi spensieratezza.